Il programma Overtime è offerto da Accademia della Stampa, in via Appia 624 a Scauri di Minturno, CB Informatica, in via per Castelforte 140 a Minturno, Genesi Costruzioni, dei fratelli Forte Enzo e Luigi, in via Olivella 24 a Scauri, telefono 0771 682317, www.genesicostruzioni.it. Amici sportivi, ben ritrovati, nuova puntata del 2013, auguri di buon anno dal vostro Aldo Conte. Al mio fianco abbiamo Manuel Recuperato. Iniziamo il 2013 che praticamente con un lutto che ha colpito il mondo sportivo del popolo minturnese. Infatti ci ha lasciato Federico Politoro, nato il 23 settembre del 55. È morto proprio il 1 gennaio 2013, quindi il giorno di Capodanno. Lui è stato segretario e cassiere del calcio, sia dello storico SS Minturno, che lo ricordiamo ai tempi di Pino Russo presidente, nonché è stato a Scauri, nonché poi negli ultimi anni dello Scauri Minturno, quando praticamente l'ultimo anno era stata la stagione 1998-99. C'era Gianni Zotta presidente e Fabio Vita allenatore, un altro grande Paolo Ruggeri direttore sportivo, nonché è stato anche nella Pallavolo Minturno e ultimamente nel Basket Scauri. Ma non è stato solo una persona di importanza a livello sportivo, perché faceva parte anche dell'organizzazione di due feste importanti locali e comuni Minturno, la festa del 1 settembre e quella della Sagra delle Regne. Era insegnante di educazione tecnica anche alla scuola media Mattei di Formia e addirittura mentre durante la messa il preside di questa scuola formiana ha parlato di una persona che faceva un cosiddetto trade union, cioè che quella che riusciva a portare pace tra i colleghi e riusciva a organizzare tante cose belle. Purtroppo ci ha lasciati e quindi praticamente all'età di 57 anni è veramente triste poter iniziare, però tutti quanti lo ricorderemo per la sua voglia di fare, per la sua gioia e l'impegno che metteva. Manuel, iniziamo col calcio giocato. Sì, ripartiamo dalla seconda divisione Lega Pro e per il Fondi il 2013 è purtroppo iniziato come era terminato il 2012, con una sconfitta anche abbastanza netta, 4-0 in casa del Poggi Bonzi, risultato maturato tutto nella seconda frazione di gioco. La formazione di Provenza aveva tenuto bene nel primo tempo, poi anche a causa dell'espulsione di Romano ha sofferto il terribile attacco del Poggi Bonzi. Al quinto la prima marcatura, merito di Pera. Poi il Fondi termina anche in 9 e manca ancora 40 minuti al termine della gara, quindi nel finale ancora Settembrini, Pera e Dierna rendono più rotondo il punteggio. 4-0, dicevamo, era la 18ª giornata di campionato, la prima del girone di ritorno. La situazione in classifica per il Fondi si fa sempre più difficile. Ad oggi la formazione rossoblu occupa l'ultima posizione con appena 9 punti ottenuti in campionato. La salvezza è lontana, 10 punti per quanto riguarda l'extra time, i playout, addirittura 13 se vogliamo considerare la salvezza diretta. Prossimo avversario del Fondi, l'unica squadra, la squadra più prossima in classifica al Fondi, la Versa Normanna, penultimo con 15 punti. Si giocherà domenica prossima al Purificato di Fondi. Aldo, andiamo a parlare di pallavolo nazionale. E una notizia questa bellissima, perché si apre proprio con grande soddisfazione per il nostro Golfo di Gaeta, perché abbiamo un minturnese precisamente che vince la Coppa Italia nella 2 maschile. Si tratta di
Antonio De Paola che gioca nel Atribalda, il team della provincia di Avellino, che quindi vince contro il Città di Castello per 3-1. Andiamo a parlare ora di B2 maschile girone C e inevitabile KO della Sera Pogheda sul campo del Messina per 3-0 a 12, 15 e 21. Assente nel team Serapide Mirko Miscione, giocatore fisicamente di basso, uno dei grandi giocatori, un italo canadese, lo ricordiamo, fisicamente di Vancouver, dalla British Columbia. Lui era infortunato e si spera possa tornare subito. Il prossimo turno la Sera Pogheda ospiterà il Monterotondo per un derby del Lazio, nonché uno dei team molto forti. Per quanto riguarda invece la B2 femminile, parliamo del Volley Terracina che ha vinto doppiamente per 3-0, sia precisamente in campionato nel girone G a Quarto Sant'Elena, sempre con 10, 23 e 13. Per quanto riguarda i prossimi turni, mentre andiamo in onda, ci sarà il ritorno al Palla Carrucci contro il Casapalocco, quindi basterà vincere un 7, mentre il prossimo turno in campionato andrà sul campo dell'Ostia Volley Club. Chiudiamo questa pallavolo a livello nazionale con la B2 femminile girone I, una sconfitta per lo Spezzano Albanese, dove abbiamo tre giocatrici del nostro comprensorio, vale a dire Francesca Verona, Michela Sciscione e Sara Bracciante, KO 3-2 a Cefalù. Il prossimo turno si ospiterà il Camarina Vittoria. A te, Manuel. Prosegue il buon momento del Terracina, che inizia il girone di ritorno con un'altra squillante vittoria interna, 5-1 contro il Monte San Giovanni Campano, grazie alle doppiette di Neri e Morelli. Al gol ci va anche il fantasista Marzullo. Mentre non inizia bene il girone di ritorno per le altre due formazioni del nostro golfo, sconfitte entrambi, una in casa ed una in trasferta. A cadere tra le mura amiche il Formia, battuto nel confronto diretto per la salvezza dal Borgo Podgora per 2-0. Al termine della gara le dimissioni del tecnico formiano Pino Selvaggio, sostituito in settimana da Carlini. Cade anche il Gaeta, battuto 1-0 in casa del Rocca di Papanemi al termine di una gara giocata a porte chiuse. Sesta sconfitta stagionale per i biancorossi, battuti da una rete di Tiberi a metà della seconda frazione di gioco. Tra i risultati di questo turno spiccano le vittorie in chiave alta classifica anche del Monte Rotondo 3-1 sul Tor Sapienza, del Morolo 3-0 sul Ceccano e del Colleferro in trasferta 4-2 in quel di Artena. Andiamo a dare uno sguardo anche alla classifica per quanto riguarda il girone B di eccellenza. Conduce il Terracina con 40 punti, 4 in più della più immediata inseguitrice, il Lupa Monterotondo, 8 in più del Morolo, a seguire Colleferro e Procisterna, 31 punti. Il Gaeta con questa sconfitta viene risucchiato nelle zone basse della classifica e a tutt'oggi ha un solo punto di vantaggio sulla zona playout. Per il Formia invece la situazione si fa complicata e domenica prossima c'è ancora un confronto diretto per la formazione biancazzurra, che sarà ospite del Tor Sapienza. Prossimo turno vediamo che per il Terracina è in arrivo una difficile gara in trasferta in casa del Colleferro. Gaeta impegnato in casa nel derby contro il Procisterna. Tra le formazioni di alta classifica, Monterotondo in visita al Monte San Giovanni Campano. Per il Morolo in arrivo la trasferta e derby contro il Boville Ernica. Per quanto riguarda l'eccellenza è tutto, direi di continuare con il volley, Aldo. Iniziamo a parlare della pallavolo regionale. Iniziamo dalla Serie C femminile. Migliore Befana non la poteva festeggiare la pallavolo Minturno, una vittoria per 3-0 nel derby della Riviera Tulisse contro la futura Terracina. E andiamo a leggere gli altri risultati. Pallavolo Fondi contro KK Eur 1-3, 25-22, 11-25 e doppio 22-25. Giro Volley Don Orione 3-1, Ciambino Alessandro Volta Latina 3-1, Alto Lazio Civitavecchia Casal de Pazzi 1-3, 25-22, 25-21, 17-25, 28-26, scusate. Poi Formello Sant'Elia 3-0 e quindi la Grotta Ferrata 2-3. Andiamo a leggere la classifica.
Al comando c'è sempre il KK Euro 33, Minturno 29, Ciampino 26 e Casal dei Pazzi 26. Poi abbiamo Formello 18 e Don Orione 18. Poi abbiamo Grotta Ferrata e Alessandro Volta 15, Giro Volley sempre 15, Quintilia 13, Futura della Cina 8, Alto Lazio Civitavecchia 7, Sant'Elia 6 e Fondi con 2 punti. Prossimi turni saranno dei turni di fuoco dove il nostro golfo tra virgolette sarà alleato, perché infatti abbiamo Ciampino Fondi che interessa la terza posizione per il Minturno, poi Don Orione Quindilia, Alessandro Volta Latina Grotta Ferrata, KK Euro Volley e Pallavolo Minturno prima contro seconda, Futura della Cina 92 Giro Volley, Casal dei Pazzi Formello, Sant'Elia Fiume Rapido, Alto Lazio. Ma andiamo a sentire le interviste fatte proprio a fine gara tra Pallavolo Minturno e Futura della Cina. Siamo qua con Roberto Ciufo, siamo nel post gara tra Pallavolo Minturno e Futura della Cina 3-0. Allora Roberto, non si poteva iniziare meglio, miglior regalo della Befana? Abbiamo ricominciato a vincere, va bene, non abbiamo spesso un gioco spettacolare, però insomma era importante cominciare con il piede giusto. L'abbiamo fatto, abbiamo fatto un carico di lavoro durante le feste, quindi la cazza non era al massimo, però va bene, era così. Un terzo set, quello è stato un po' più difficile, però alla fine la scelta del cambio, diciamo, comunque ha portato una vittoria importante in vista della capoclassifica KK Euro, che sarà il prossimo turno e che si spera potrà recuperare anche Sabrina Di Nardi. Ok, il cambio è chiaro, noi abbiamo delle ragazze molto preparate anche in panchina, quindi il cambio è riuscito, abbiamo risolto il problema e abbiamo vinto il set. Di Nardi è ricominciato ad allenarsi questa settimana e credo non, insomma, che sabato possa darci una mano. Siamo praticamente siamo quasi al giro di boa, mancano 2 settimane e si conclude la prima parte di questo campionato. Ormai l'occhio, diciamo, si tende anche verso la Coppa Lazio, che comunque è un trofeo importante. Vediamo, la Coppa Lazio è un trofeo importante, lo onoreremo insomma per quello che possiamo. Ovviamente l'obiettivo principale resta il campionato, quindi andremo comunque per vincere tutte le partite della Coppa Lazio, ma non è la nostra priorità. Ambiente bellissimo quello che si è creato in casa Minturno, che veramente è importante sia alla fine del campionato ma sia a livello psicologico. Allora, l'ambiente, i ragazzi che lavorano con noi sono riusciti a, insomma, creare tutto quello che vedete voi il sabato. In settimana ci danno una mano, sono in tanti i ragazzi che ci danno una mano e poi loro lavorano per sabato. Se le persone si divertono, se l'ambiente sembra così, ok, ben venga. Noi ti ringraziamo. Grazie a voi. Siamo qua con Pino Percoco, grande coach della Futura Terra Cina. Siamo nel post gara tra Pallavolo Minturno e Futura Terra Cina. Allora coach, un inizio anno amaro, un 3-0, cosa è andato che non ha portato alla vittoria finale? Assolutamente non la considero una sconfitta pesante, perché io con la mia squadra pensavo di essere ancora più penalizzato, invece l'ultimo set è stato abbastanza combattuto. Devo notare che parecchi errori sono stati commessi da noi, fermo restando la bravura delle ragazze di Roberto, quindi voglio dire che ci sono speranze per un grande miglioramento. Voglio precisare che abbiamo, ma questo non è che lo dico per togliere qualcosa alla squadra di Minturno, abbiamo un po' di problemi con l'organico, la nostra Manuela ci ha lasciato perché, lo voglio dire in diretta, è incinta di due bambini, quindi siamo contenti per lei, gli facciamo migliori auguri, ecco, però ci ha penalizzato
aveva reiniziato dopo l'infortunio di questo periodo dell'altro anno, aveva iniziato a marciare su 27, 28, 29 punti a partita, e quindi ci è mancato un po' il faro. Come mi ha detto il vostro allenatore Roberto, che anche lui è un po' penalizzato per via di quella ragazza di Sant'Elia, mi sembra. Sì, Sabrina Di Nardi. Sì. Quindi poteva essere una partita un po' più equilibrata, mi dispiace che sia andata così, però noi dovremmo rifare qualcosa senz'altro nell'organico, vediamo che cosa ci porta la Befana. Quando si parla di futuro si parla di una grande società che lavora sul settore giovanile, infatti quest'anno un under 16 d'eccellenza che sta affrontando squadre del calibro come Roma 7 e Cisterna. Questo è un lavoro importante che praticamente saranno le prossime ragazze che faranno la Serie C, parliamo sempre di occhio futuro. Come presenta la futura Terracina magari a tutti quanti il lavoro che svolge e gli allenamenti? No, ci teniamo a dire che è una società che stiamo lavorando assieme a loro per far sì che tutto ciò cresca sempre in misura esponenziale, quindi voglio dire che tutto è dovuto pensato per i ragazzi e per le ragazze, per le giovanili, quindi questo problema di andare in eccellenza e di continuare, prossimo anno probabilmente anche una 18 vorremmo mandare in eccellenza, sarà il leitmotiv di tutti i prossimi anni a venire, insomma, e questo ci fa onore e ci inorgoglisce. Speriamo di riuscire a costruire quello che si dice un futuro giovanile per la nostra società. Anche perché si ricordano pezzi pregiati della futura Terracina come Francesca Borelli, lo ricordiamo, mille da NB1 col Sabaudia, che diciamo che la società a livello nazionale, la B1 è la categoria più alta a livello dilettantistico, cioè quindi una cosa che fa gola a molti. Sì, e non solo, la nostra Francesca Borelli sta ben dimostrando il suo valore con il Sabaudia, ci risulta che anche capitana, sta anche giocando abbastanza bene, ma noi abbiamo dato anche il nostro libero dell'altro anno grazie del bono alla B2 di Terracina, nostra consorella, quindi voglio dire forse il nostro obiettivo è questo, sfornare ragazzi da passare e poi fargli fare il salto di qualità. Prossimo turno? Prossimo turno costruire Girovolley, squadra che sinceramente io non la conosco, però ho visto la posizione loro in classifica, dovrebbero essere pressappoco come noi, quindi se noi riusciamo a risolvere i nostri problemi di gioventù, diciamo, perché sono ancora molto giovani, sbagliare un po' di meno, credo che potremmo avere qualche speranza di portare a casa il risultato. Noi ti ringraziamo. Grazie anche a voi. Come sempre della vostra ospitalità. Ritorniamo in studio e diamo una notizia, possiamo dire, di Coppa Lazio, perché abbiamo sia nel campionato Serie C, quindi sia maschile che femminile, che nella Serie D maschile si classificano le prime sei, perché abbiamo praticamente quattro gironi da tre squadre dove passerà solamente la prima, quindi sia quasi probabilmente Minturno, sia quasi probabilmente la Serapo Idri nel girone di maschile ci potranno far parte. Parliamo proprio della Serie D maschile, Montemadre Olimpia Formia 3-2, 25-22, 25-17, 22-25 e 19-25 e 15-9, mentre Nettuno Serapo Idri 0-3. Doppio 22-25 e 25-19. Prossimi turni, entrambi in casa, l'Olimpia Formia ospiterà Roma 12 e la Serapo Idri ospiterà il Vivi Villalba. E per quanto riguarda invece il mercato, ripetiamo che Alessio Dinucci, classe 95, è passato dalla Serapo Idri all'Olimpia Formia. A te, Manuel. Un turno davvero interessante, il primo di ritorno del campionato di promozione Girone D. Cade la capolista Fontana Liri ed è la seconda settimana consecutiva di sconfitte per i ciociari. Perde anche l'Arce secondo in classifica ed allora le tre inseguitrici ne approfittano, accorciano la classifica ed oggi è un gran casino davanti perché ci sono cinque formazioni nello spazio di tre punti. Una di queste cinque è la nuova Itri di mister Parisella, che nel confronto interno contro il Città di Pignano
Vignataro fa proprio l'intera posta in palio. Giurini prima, Mallozzi poi, firmano il 2-0 finale della nuova Itri. Non riesce a dare una mano ai cugini il Minturno, battuto 1-0 in quel di Cassino con una rete di Calcagni. Ed andiamo a leggere allora i risultati di questa prima gara di ritorno. Il Fontanalini cade 3-1 in casa del Campo Boario, Nuova Itri Pignataro 2-0, Sonnino Arce 2-1, Nuova Cassino Città di Minturno Marina 1-0. A completare il quadro delle prime della classe, la vittoria 3-1 del Roccasecca su Santi Pietro e Paolo. Con l'aiuto della grafica allora andiamo a leggerla la classifica, che vede una coppia in testa, Roccasecca e Fontanalini con 38 punti. Il Nuova Cassino è la nuova terza con 37, Nuova Itri 36, Arce 35. Il Città di Minturno Marina con i suoi 26 punti sta al centro classifica, ben lontana dalla zona retrocessione. Il prossimo turno presenta ancora un confronto di cartello per la Nuova Itri, che sarà impegnata in casa del Fontana Liri. Il Città di Minturno Marina può riscattarsi, ma ospita la capolista Roccasecca. Completa nel quadro delle prime la gara interna dell'Arce contro l'Ermada e la trasferta della Nuova Cassino contro il San Michele. Come di consueto, Andrea Cogliandro ha analizzato i temi di questa giornata calcistica. Con Andrea Cogliandro, passate le feste, inizia un nuovo anno e inizia una nuova storia, ne parleremo più tardi, però nel Golfo sembra non cambiare la storia, perché iniziamo da lontano, iniziamo da fondi. È arrivata una sconfitta, è arrivata una bruttissima sconfitta in un ambiente dove il morale è bello caliente, diciamo così. Sì, una sconfitta soprattutto dopo un altro cambio d'allenatore, hanno richiamato mister Provenza, però una sconfitta con 4 gol, 2 espulsioni, l'ambiente è rimasto quello vecchio, non c'è stato niente di nuovo. Cercano di andare sul mercato, hanno trovato anche altri giocatori più importanti per dare forza a questa squadra che sta nelle ultime spiagge, però devono pensare adesso che ogni partita che faranno sarà una finale. Devono giocarla col cuore, soprattutto per la maglia che indossano e per una città, anche se è una città un po' restia a seguire questa squadra, non avendo ragazzi di fondi importanti come gli altri anni, molti desertano l'Arnare Rosso, non vanno a vedere la partita, i giocatori pare che giocano sempre fuori casa, però tutto sommato bisogna ancora crederci, c'è tutto un ritorno. Il pallone è bello perché è strano proprio per questo, perché ogni partita è una situazione a sé, sperando che almeno si risollevano e vanno a fare almeno i play-out per questo campionato. L'anno scorso il Fondi si salvò grazie a una squadra che praticamente non giocava il campionato e una posizione in classifica che alla fine ha riportato tranquillità a Fondi, ma quest'anno è ancora più dura. Quest'anno è un po' più dura perché sicuramente le scelte fatte all'inizio di stagione o la programmazione fatta non è stata così forte come quella di l'altro anno. Sicuramente i ragazzi presi da società satellite di Serie A, di Serie B non si sono calati, non sono all'altezza di questo campionato, che poi è un campionato importante con società importanti, con città importanti. Mi auguro che questi che sono arrivati le ultime volte piano piano si innestino in un meccanismo e che ritorna soprattutto la tranquillità di spogliatoio, perché tutto dipende da là, dipende dalla tranquillità dell'allenatore, e dallo spogliatoio e dalla società stessa. Sicuramente la società non fa mancare niente, però poi in campo la domenica non va né la società e nell'allenatore, ci vanno i giocatori. L'allenatore può essere bravissimo, però se poi i risultati non vengono, la colpa è un po' di tutti. Scendiamo in eccellenza, anche qui due sconfitte e tutte e due non portano bene, perché sia Gaeta che Formia non hanno trovato il piglio giusto, addirittura il Formia ha battuto in casa la Podgora, cambio l'allenatore. Sì, due sconfitte. Quella del Gaeta fuori casa poteva essere anche un ottimo pareggio, invece c'è venuta questa sconfitta che rimette il Gaeta un po' nella bassa classifica, però ha tutto il tempo per migliorare. Anche qui è stato un porto, un continuo via vai di giocatori che andavano e venivano, l'inserimento dei nuovi nel gruppo
che esisteva, deve portare pure a conoscersi tra loro stessi, non solo negli allenamenti ma anche nelle partite ufficiali. Il Gaeta ha fatto un periodo ottimo di 4-5 vittorie consecutive e poi è ripiombata in una situazione di classifica non consona almeno alla squadra retrocessa dall'interregionale. Discorso Formia è un discorso a parte, una squadra molto giovane con gli elementi anche esperti però non amalgamati tra loro. Noi in settimana abbiamo fatto anche un amichevole con loro, una squadra con, credo che i ragazzi in Lega non sono all'altezza di questo campionato, almeno per il blasone della città. La città l'ha abbandonato quasi tutta la squadra e i tifosi pochissimi seguono ancora queste vicissitudini. Il Formia ha ricambiato l'allenatore, è andato via di nuovo Selvaggio, che dopo la perdita di domenica in casa col Borgo Montecore, che poi era una squadra allo stesso livello loro per la classifica soprattutto, ha dato le dimissioni, ha avuto da una scossa allo spogliatoio e è andato via. Hanno ripreso un altro allenatore, Carlini, che conosce la categoria perché oltre ad aver giocato in queste categorie ha fatto l'allenatore in eccellenza in promozione all'Ariano, a Mon San Giovanni Campano. Diciamo che un allenatore conosce benissimo le squadre la domenica quando le va a incontrare, perché gli elementi su per giù di tutte l'eccellenza B girano da anni in questo girone. E il Formia si deve risollevare al più presto perché la posizione attualmente è pericolosissima, c'è solo la Nitrella dietro il Formia. Aveva questa possibilità di domenica, ma domenica prossima c'è la possibilità che va a giocare con Tor Sapienza, che è una squadra che ha gli stessi punti del Formia, e giocare a Roma sui campi romani non è mai facile, bisogna essere convinti. Domenica mancherà sicuramente anche il capitano De Santis perché è stato espulso, o altro giocatore acciaccato che ci sta, devono andare a recuperare. L'avvento di Venerelli come punta non ha portato fino adesso ambiente di eccezionale, però i giocatori più esperti, i Mariniello, i Parasmo, i De Santis, devono prendere la squadra sulle spalle e cercare almeno di fare quei risultati importanti, perché la salvezza passa sui 42-45 punti, il Formia ce n'ha 18, è lontanissima. E poi c'è tutto un ritorno, domenica è iniziato con Podgorica la prima, ma ci sono tutte queste partite, però poi più si assottigliano le partite più diventa pericoloso, perché sotto ci sono i play-out, se vai a fare play-out è una situazione anche delicata, perché non sai mai, queste sono partite secche che non sai mai come, diciamo, come che è una lotteria. Andiamo a parlare di seconda categoria. Il Campo di Mele cambia in panchina ma continua a vincere. Sì, il Campo di Mele nel periodo natalizio ci sono state varie riunioni fra societarie con lo staff tecnico e di comune accordo c'è stata una divisione, il mister ha deciso di mettersi da parte insieme al preparatore, la dirigenza ha messo la mano in squadra a giocatori importanti, è venuto ad allenare un allenatore del settore giovanile, un ragazzo alla prima esperienza di una seconda categoria, però con i giocatori che il Campione di Mele ha acquistato anche nel periodo natalizio e con quelli che c'erano, sono giocatori che hanno fatto quasi tutti l'eccellenza e la promozione, se no qualcuno anche i settori importanti di interregionale. Continuiamo su questa striscia positiva che è iniziata da quest'estate, dall'inizio di campionato proprio. Abbiamo sempre vinto e abbiamo pareggiato 3 partite, però il cammino è ancora lungo. Domenica ci sarà l'ultima di andata, la giocheremo a Ponza, sicuramente non sarà una passeggiata, perché giocare a Ponza con tutti i discorsi anche logistici da affrontare, sicuramente andremo il sabato, il ritiro e poi giocheremo questa partita la mattina. Poi dopo questa partita avremo la famigerata quaterna di partite importanti che saranno Maranola, poi ne abbiamo 2 in casa col Suvio e il Penitro e poi andiamo a Castelforte.
quelle 4-5 partite iniziali, poi ci sarebbe Borgo Grappa, saranno partite importanti. Per adesso veleggiamo in classifica, siamo 2 punti sulle altre formazioni, Proformi e Borgo Grappa. Credo che in queste 3 e con il Suio che sta lì c'è un ritorno importante del Baranolo, dello Sperlonga stesso. Castelforte sta sempre lì, hanno un po' dimezzato le situazioni, però è una squadra sempre ostica, soprattutto in casa. Noi ci stiamo giocando questo campionato, abbiamo questo progetto da portare avanti fino a fine campionato. Per adesso i risultati sono positivi, facendo gli ottimi scongiuri speriamo di continuare questa scia fino alla fine del campionato. Qual è stato fino a questo momento il movimento di mercato che ti ha un po' più colpito? Se ce n'è stato qualcuno, visto che è un mercato tra poveri. No, è un mercato, ma si vede dalla Serie A scendendo, il mercato non ci sono soldi, almeno in Serie A, Serie B. Da noi il mercato è di meno rispetto a eccellenza o promozione, ci sono solo dei cambi dei giocatori che lasciano delle squadre per andare a giocare in altre squadre, però nella nostra zona, levato nel girone nostro, noi che abbiamo cambiato quasi 7-8 elementi, i 4 ragazzi che venivano da Secondigliano, 2 ragazzi in Lega che sono andati via, uno è andato a Montesabbiaggio in prima categoria, l'altro ha voluto andare a giocare altrove, però noi abbiamo preso, almeno da parte nostra, siamo andati a prendere giocatori importanti come Carta, Detata, Pannozzo, Vattucci, giocatori che sicuramente in queste categorie, se si calano mentalmente, fanno una differenza. Altre società nella zona, il Suio ha preso Guillari, ha preso Di Donato, Castelforte non lo so, sul mercato so che sono andati via dei giocatori importanti per una questione economica, perché loro, la città, il gruppo di lavoro di Castelforte la pensano di far giocare i giovani del posto, è un discorso diverso. Il Suio si è rinforzato bene con giocatori importanti. Borgo Grappa già era una squadra importante prima, sicuramente ha trovato qualcosa sulla tina da prendere. Il Maranola stesso che si è ripreso Melia, il Proformia che ha preso Vendittozzi, però è infortunato, però dovrebbe rientrare. Diciamo che lassù la bagarra sarà abbastanza. Ma io credo che questo campionato, almeno in seconda, le prime 4-5 squadre, quelle più importanti, se lo giocheranno fino alla fine. Poi ovvio, la domenica quando vai a giocare è tutta un'altra cosa, perché quando giochi ci sono dei momenti importanti che la partita la devi chiudere, invece poi soffri fino alla fine. Però il calcio è bello per questo, dispiace solo che ci sono state delle squadre che si sono ritirate, tipo Selva Vedere, lo stesso discorso che inizi il campionato, molte squadre anche del territorio, quindi Spigno, di Scauri, non si sono iscritte ai campionati, altre squadre di terza categoria che non hanno voluto fare la seconda, però diciamo sono sempre scelte societarie che poi queste vanno a influire anche sui gironi, perché noi giochiamo adesso a 14 squadre, ci tocca fare 2 riposi durante la settimana, durante il campionato, forzati, però li dobbiamo fare, a febbraio c'è una sosta di quasi 2 settimane e naturalmente anche a febbraio potremmo tirare un attimo le somme e vedere un attimo in che posizione stiamo. Ok Andrea, noi ti ringraziamo e alla prossima puntata. Grazie a tutti voi. Andiamo a parlare di pallavolo regionale e mentre stiamo andando in onda si stanno giocando le prime gare del 2013, sia nel girone A che abbiamo Casal de Pazzi e Libertas Genzano, col prossimo turno che il team capitolino andrà a Grottaferrata, sia nel girone B dove c'è la quinta giornata, dove c'è Minturno Nautilus e Volley Friends e Roma contro Volley della Cina. I prossimi turni vedrai Minturno sul campo dell'IHF Frosinone e il Volley della Cina che sfiderà la Maldi. Per quanto riguarda invece la CQR, le convocazioni regionali, è una notizia che 2 giocatori di classe 2000 sono stati chiamati praticamente nelle convocazioni per gruppo ragazzi classe 98. Si tratta di Emanuele Di Nucci e Mattia Rossini, che sono dell'Olimpia Formia, ex pallavolo Minturno. Infatti sono stati convocati precisamente a
Castro De Vosci, provincia di Frosinone. Grande soddisfazione quello del team biancazzurro, di due ragazzi che, tra virgolette, costretti a crescere in fretta, ma ragazzi che già molte società regionali ci hanno messo l'occhio, quindi anche questo è il lavoro svolto. Si ricorda che la famiglia Di Nuccio è sempre stata una famiglia ad alti livelli nella pallavolo. Si ricorda il fratello Alessio, che ha giocato anche nelle categorie a livello nazionale, possiamo dire, con i Senna, poi Emanuele, e poi c'è anche Roberto Nucci, che ha disputato il campionato di Under 18 eccellenza con la pallavolo Mindur. L'anno scorso, pensate, solo a Casal dei Pazzi un parziale di 8-0, questo è da sottolineare. Per quanto riguarda invece, abbiamo un altro rappresentante del nostro golfo, che è Vanni Torraca, che sta allenando nella Stella Rivoli, e con questo diamo le notizie a Manuel per proseguire al calcio. Parliamo brevemente del campionato di prima categoria. La Don Bosco Gaeta sta attraversando sicuramente un momento difficile, è arrivata all'ottava sconfitta stagionale in 14 gare giocate, 2-4 interno contro la Cimil Latina, era un confronto diretto e per il Gaeta davvero la situazione si fa complicata. In gol per i gaetani ci vanno Esposito e Di Biase, sono due calci di rigore, ed ora il Gaeta mantiene solo 3 punti di vantaggio sulla zona retrocessione, favorita anche dalle sconfitte contemporanee di Montello, Monte San Biagio e Samagor. In vetta alla classifica del girone G di prima categoria resta il Sabaudia con 37 punti. La Procalcio Lenona, con il 7-1 interno contro la Samagor, resta terza con 26 punti. Prima di parlare di seconda categoria, c'è stato uno scossone in settimana in casa della capolista Campo di Mele, Aldo. Sì, praticamente confermiamo una notizia che purtroppo Loreto Stravato ha presentato le dimissioni. Il grande allenatore minturnese ha lasciato, tra virgolette, la società, pensate, senza una sconfitta, nonché primo in classifica, quindi veramente da sorpresa la decisione. È andato via anche il preparatore atletico Fausto Russo, calabrese di Cariati, ma ricordiamo è stato preparatore atletico dell'Atletico Roma, che ha disputato il campionato di C1, che aveva giocatori, un esempio, come Roberto Baronio, ex Lazio, nonché è stato anche nella nazionale italiana. Un grande dispiacere questo, questo da parte del popolo mindunese, mentre il presidente del Campo di Mele ha deciso il nuovo allenatore, che è Erasmo Di Mambro, nonché sempre di seconda categoria, lo ricordiamo, annullate tutte le gare della Selva Vedere Fondi, dove chi ne ha usufruito di questa situazione è stata il Ponza, che è stata forse l'unica società di cui è uscita sconfitta contro i Fontani. A te, Manuel. Ed andiamo allora ad analizzare i risultati dell'ultimo turno di seconda categoria. Il Campo di Mele, con il tecnico Di Russo, vince 3-2 in casa contro il San Donato Pontinio. Battucci, Ledli e Parisi, i marcatori dei campomelani. Il Proformia risponde 2-0 in casa del Penitro in un derby sempre sentitissimo, Lentini e Cortese, i due marcatori. Il Parrocchia Borgo Grappa fa altrettanto, 5-0 interno contro il Real Vallemarina, Nale, Aquilani, Craciun e Castelli in gol, doppietta di Aquilani. I risultati di quest'ultimo turno: Atletico Marano La Ponza 3-1, Atletico della Cina Sperlonga 0-7, Campo di Mele San Donato 3-2, Borgo Grappa Real Vallemarina 5-0, Penitro Proformia 0-2, San Lorenzo Suglio 0-1. La classifica vede in questo momento in vetta il Campo di Mele con 29 punti, Borgo Grappa 28, Proformia 27, Suglio 23. La classifica potrebbe subire qualche scossone per il ricorso del Proformia nella gara contro il Campo di Mele. Andiamo a leggere il prossimo turno: Frasso contro San Lorenzo, Ponza Campo di Mele, Proformia Castelforte, San Donato Penitro, Selva Vedere contro Terracina, Sperlonga Borgo Grappa, Suio Maranola, riposerà il Real Vallemarina. Andiamo ora a parlare di basket. Miglior anche pecco per lo Scavre c'è stata la festa, possiamo dire la migliore Befana, perché nell'anno nuovo ha vinto la prima gara del 2013 in casa, un 72-64 rifilato all'Agropoli. E andiamo a leggere ora i risultati:
Monteroni contro Martina Franca 71-74, Nuova Pallacanestro Contigliano Rieti contro Pescara 82-78, Roseto degli Abruzzi Bernalda 103-58, veramente asfaltato il team lucano. Bisceglie contro Stella Azzurra Roma 80-53, Basket Scauri contro Agropoli 72-64, 27-18, 40-32, 59-42. Migliore in campo Serino con 22 punti, pensate era al 50% delle forze fisiche, e Armando Iannone con 13. Inutile i 20 punti di Siepovic e Ferrara con 15. Poi abbiamo Corato Nord e Barese contro Francavilla 86-62. Ciavani contro Fondi 88-64, 28-13, 43-28 e 67-45. Migliori in campo Rizzitello 17 e Iannes 13 nel team siciliano. E poi abbiamo Gottini 18 e Di Marzo 10. Per chiudere, Serapo 85 Gaeta contro Ostuni 73-72 per un solo punto. Andiamo a vedere i parziali: 16-18, 31-34 e 64-45. Migliori in campo sono stati Lilliu 32 e Marocco, Pietrosanto e Mirone con 9 punti cada uno e Morena 19 e Mei 18 nel team dello Ostuni. La classifica di questo Divisione Nazionale B vede praticamente Basket Nord Barese Corato con 30 punti, a 8 lunghezza abbiamo Roseto degli Abruzzi e Trapani, a quarto posto abbiamo Pescara con Basket Scauri e Francavilla Fontana 20, Martina Franca 18, poi abbiamo Serapo 85 che è da 16, Basket Ostuni 14, a 12 punti abbiamo il Bisceglie, Agropoli e il Monteroni. In più, Nuova Pallacanestro Contigliano Rieti 10, Stella Azzurra Roma 6 e a 0 punti abbiamo sia Bernalda sia Virtus e Fundi. Il prossimo turno, Stella Azzurra Roma contro Ostuni, Martina Franca Nord Barese Corato, Roseto degli Abruzzi Nuova Pallacanestro Contigliano Rieti, Basket Scauri Monteroni, questa sarà una gara di telegolfo, Agropoli Bernalda, Francavilla Fontana Bisceglie, Serapo 85 che è da Trapani e Pescara Fondi. Andiamo a seguire ora le interviste dopo la sfida tra Basket Scauri e Agropoli. Rieccoci a bordo campo, siamo qui con il protagonista della serata, Armando Iannone. Allora Armando, com'è stato il tuo rientro in campo? Molto positivo, veramente il mio rientro è stato la settimana scorsa, però è stato un po' più negativo perché abbiamo perso a Martina Franca. Ci voleva una vittoria in casa per finire il girone d'andata, fortunatamente è arrivata. Stiamo un po' acciaccati, un po' Davide Serino con il ginocchio, io adesso sono appena rientrato, ho avuto l'influenza questi giorni, quindi è un periodo un po' particolare, però ce la mettiamo tutta per fare il meglio. Galetti prima ci diceva che non ti sei allenato tutta la settimana, ce l'hai detto anche tu, a che punto sei in vista del tuo completo recupero, diciamo? Io credo, soprattutto adesso che ho avuto l'influenza, perché se non ci fosse stato questo piccolo problema avrei recuperato sicuramente prima, però credo che per essere al 100% un paio di settimane buone di allenamento con intensità ci vorranno. Che partita è stata? Abbiamo visto soprattutto nel secondo tempo eri un po' nervoso soprattutto per alcune decisioni arbitrali secondo te sfavorevoli, insomma è stata una partita tirata soprattutto nervosa. È stata una partita nervosa, loro sono una squadra grintosa che non molla mai, secondo me la classifica non gli dà merito perché sono molto, molto più forti di quello che la classifica dice. Sì, ci siamo un po' innervositi perché in casa dopo un periodo un po' negativo, quindi avevamo voglia di fare bene davanti al nostro pubblico e quindi eravamo molto, molto tesi. Adesso un'altra partita casalinga, che cosa ti aspetti dalla sfida con il Monteroni? Galetti prima ci diceva che è una squadra che gioca bene, ha un'ottima coralità, tu che cosa ti aspetti? Guarda, è una squadra che ha iniziato non benissimo, però si è ripresa e ha fatto un ottimo girone d'andata, quindi dobbiamo essere molto concentrati, allenarci bene. E poi il calendario comunque è più o meno favorevole, abbiamo la prossima in casa, poi abbiamo delle trasferte con squadre di classifica inferiore alla nostra, quindi abbiamo l'opportunità di fare veramente bene, di rilanciarci come fino a un paio di mesi fa. Secondo te questa squadra veramente dove può arrivare e
qual è l'avversaria principale per la lotta al secondo posto a questo punto? Perché secondo noi è quello l'obiettivo vero di questa squadra. Sì, sì, sì. Io credo che in un campionato del genere conti arrivare carichi e in forma per i playoff, perché una volta che si arriva a quel punto poi ci si gioca il tutto per tutto. Come prima sicuramente BNB, perché ormai ha dato 10 punti a tutti, non credo che perderà 5-6 partite di fila. Come seconda credo che c'è un quartetto formato da noi, Pescara, Roseto e Trapani, perché io credo che Francavilla, nonostante stia dimostrando di essere un'ottima squadra, non è del livello di queste quattro squadre, quindi credo che con queste quattro ce la giocheremo. Allora, prima delle vacanze di Natale Galetti ci diceva che secondo lui tu sei il giocatore addirittura più decisivo di tutto il campionato. Ora che è finito il girone d'andata, come giudichi questa tua prima parte di stagione? Togliendo l'infortunio ovviamente. Innanzitutto il Gallo è molto buono nei giudizi, quindi mi fa piacere quello che dice, però credo che in una squadra come la nostra sia importante quello che facciamo insieme, perché ci sono tante individualità, quindi non conta quello che fa uno, ma bensì come riusciamo a metterci insieme. Poi la prima parte di stagione la giudico molto positiva, perché la squadra, nonostante gli infortuni, i problemi, è andata bene. Siamo arrivati al girone d'andata con 10 vittorie e 5 sconfitte, quindi va bene anche quello che ho fatto io. Va benissimo, allora ringraziamo Armando Iannone e ridiamo la linea alla regia. Grazie a voi. Buonasera a tutti i telespettatori del Golfo, siamo qui a bordo campo dopo la grande vittoria dello Scavri contro l'Agropoli, siamo qui con coach Galetti. Allora coach, un ottimo modo per iniziare il 2013. Sì, anche se purtroppo non si era messa bene la partita e noi probabilmente stiamo pagando questa precarietà a livello di lavoro. Serino gioca senza allenarsi, e altri giocatori sono stati male tutta la settimana, abbiamo infortuni continui, questo non aiuta. L'unica cosa che voglio salvare veramente è che a livello di temperamento la squadra nella seconda metà ha mostrato una reazione importante e anche a dispetto di un arbitraggio non molto felice, insomma, la squadra ha tenuto dura, è andata avanti. Sì, anche perché abbiamo visto, a differenza della partita con il Fondi, c'è stato a nostro avviso un approccio migliore, soprattutto nel primo quarto. Poi la partita si è complicata anche perché l'Agropoli si è dimostrato vivo per tutta la partita, poi l'atmosfera si è riscaldata, però comunque, come ha detto lei, la squadra ha saputo tenere i nervi saldi. Sì, allora, ovviamente le squadre che vengono qua con l'organico un po' così incompleto, con qualche problemino, con una situazione di classifica differente, giocano molto libere, nella testa non hanno pensieri, e noi sentiamo molto di più la pressione perché non è un momento facile. Però è chiaro che noi vorremmo, una volta che facciamo dei parziali, vorremmo cominciare a mantenerli veramente, e questo è un po' il nostro limite in questo momento, prendere 10-11 punti, adesso non ricordo bene, nella seconda metà, e poi finire sotto vuol dire che c'è ancora qualcosa da registrare proprio a livello di concentrazione, a livello di continuità nel gioco, ed è un lavoro importante da fare, insomma. Lei parlava prima di infortuni, quanto è stato importante invece oggi un recupero come quello di Iannone? Lei l'altra volta ci diceva che forse il giocatore più decisivo del campionato, oggi la sua qualità in campo si è vista. Si è vista, e considerate che era ammalato, si è allenato mercoledì, poi è stato a letto tutto il tempo fino a stamattina, e fortunatamente, insomma, grazie ai nostri medici l'abbiamo rimesso in piedi e ha fatto una signora partita. Lui ancora non è a postissimo dall'infortunio, ha ancora degli evidenti problemi a livello di tenuta fisico-atletica, in più la febbre, è stato veramente bravo. È chiaro che noi, è un giocatore che abbiamo fortemente voluto perché sapevamo che in tante situazioni ci avrebbe tolto le castagne dal fuoco. Ora un altro impegno casalingo, un campo come questo che ha dimostrato di essere un fortino quasi inespugnabile per le altre. Come vede il prossimo impegno, e in vista della classifica quanto può essere insidiosa questa partita? Allora, Monteroni è una squadra che gioca bene, ovviamente noi non vogliamo mettere in discussione il fatto che il livello tecnico nostro dovrebbe essere superiore, però è una squadra che gioca bene, è ben allenata, ha una grande coralità, ha dei giocatori che sanno cosa devono fare in campo in ogni momento, e quindi è una partita difficile.
A noi interesserebbe avere una settimana dove dopo martedì e mercoledì, dove avremo diverse diagnosi sui nostri infortuni, avremo un po' di chiarezza, capire con chi lavorare, andare avanti, perché è un momento veramente difficile nell'organizzazione della settimana, del lavoro e nel preparare le partite. Parliamo adesso di calcio a 5. Si è giocata in Serie C1 la prima giornata di ritorno. Vittoria 2-0 della Virtus Fondi, contro l'Artena. Un 2-0 importante. Ora la formazione fondana, con 8 vittorie ed 8 sconfitte, occupa l'ottava posizione con 8 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Prossimo turno in casa dell'Albano. Serie C2 invece, anche in questo caso prima giornata di ritorno, solo un pari per la capolista Atletico Virtus Cauri, 2-2 nel derby di Terracina. Ed ora al comando c'è un'altra formazione, l'ASC Pomezia Laurentum, l'Atletico Anzio Lavinio, che si impone 6-3 contro la Vigor Latina Cisterna. Al secondo posto sale la Mirafilm Pomezia, si impone 8-3 in casa del The Lions. Andiamo a leggere gli altri risultati di questa prima giornata di ritorno. Number 9 Città di Cisterna 5-0, ASC Pomezia Laurentum Iris 6-3, Pontina Futsal Roma 6-1, Atletico Anzio Lavinio, dicevamo, 6-3 sulla Vigor Latina Cisterna. Non si è disputata la gara tra il Gaeta e la Gymnastic Fondi. La classifica ora vede al comando l'Anzio Lavinio con 28 punti, la Mirafin segue con 27, terzo posto per l'Atletico Virtus Scauri, 26, ma con due gare da recuperare sub giudice, una proprio contro la Mirafin. 23 i punti del number 9, poi a seguire 21 Pomezia Laurentum e Terracina. In zona retrocessione resta ancora il Gaeta, è penultima con 11 punti, ma ha da recuperare la gara contro la Gymnastic. Prossimo turno si gioca nel prossimo weekend e per l'Atletico Virtus Cauri c'è il ritorno in casa. Avversario sarà il temibile number 9. Mentre per quanto riguarda la capolista Atletico Anzio Lavinio, in arrivo la trasferta in casa della Gymnastic Fondi. Completano il quadro Città di Cisterna contro Pomezia Laurentum, Iris Atletico Gaeta, Mirafin Pontina Futsal, Roma contro Terracina, Vigor Latina Cisterna contro i The Lions. A te, Aldo. Andiamo a parlare di pallavolo provinciale e iniziamo, parliamo delle prime squadre. Si parla di seconda divisione maschile della provincia di Latina. Nuovo pallavolo Sezze Futura Terracina 3-0, Fondi Latina Scalo 3-0 a 3-7-13. Nuova Golfo Gaeta Pianeta Volle Aprile 3-2, 25-16, 25-22, 13-25 e 16-14. Prossimo turno abbiamo Futura Terracina a Nuova Golfo Gaeta, Latina Scalo Sezze e Aprile Fondi. Per quanto riguarda la seconda divisione femminile provincia di Latina, ancora una sconfitta della Pallavolo Minturno B in casa contro la Città di Aprilia per 1-3, 17-25, 25-23, 15-25 e 16-25. Gli altri risultati vediamo: l'Alessandro Volta Latina B batte il Circeo Volley per 3-1, Volley Sermoneta contro l'Imbia Formia 3-2, 16-25, 17-25, poi pareggia il Formia con 25-19, 25-22, infine 17-15 e nuova Golfo Gaeta Futura Terracina 0-3 a 22, 15 e 23. Prossimi turni abbiamo Olimpia Formia Alessandro Volto Latina, Circeo contro Pallavolo Minturno, Città di Aprilia Nuova Golfo Gaeta e Futura Terracina 92 contro Sermoneta. A te, Manuel. Per andare a chiudere anche il discorso riguardante il calcio a 5, mostra i primi segni di cedimento la capolista Minturno, bloccata 8-8 in casa dell'uno Sperlonga, non ritenuto un avversario molto impegnativo alla vigilia, ma in realtà capace di vendere ben cara la pelle. 8-8 dicevamo, ed il Minturno vede diminuire il proprio vantaggio sui cugini del Città di Minturno Marina, che nell'ultimo turno si sono imposti 3-2 in casa contro il San Giovanni Spigno. Continua la rincorsa anche dello Sporting Terracina, 5-4 interno nel derby contro il Real Terracina. Si giocava ancora un derby in quel di Minturno tra l'Olympic Marina ed l'Olympus Minturno, ad aggiudicarselo i primi con il netto punteggio di 7-1.
Completano il quadro della giornata Antonio Palluzzi Privernum 4-2, Ventotene Palavagnolitri 7-10, Don Bosco Gaeta Old Ranch 5-4, netta la vittoria della Visfondi contro il fanalino di coda Tremenzuoli 11-1. In classifica, diciamo, comanda il Minturno con 32 punti, uno in più del Città di Minturno, Marina. In coda resta il Tremenzuoli, un punto in meno del Ventotene. Classifica molto corta nelle zone di centroclassifica, in diverse le formazioni lanciate all'inseguimento del duo di testa. Andiamo al prossimo turno. E c'è subito, sale in risalto il big match tra le prime due della classe. Il Minturno ospita il Città di Minturno Marina. Al terzo posto, diciamo, lo Sporting Terracina andrà a fare visita al Tremenzuoli. Completano il quadro Atletico Sperlonga contro Olympic Marina. Il derby di fondi tra l'Old Ranch e la Vis. Palavagnoli Itria, Antonio Palluzzi, Privernum, Don Bosco Gaeta, Real Terracina, Olympus e Spigno contro il Ventotene. Aldo. Chiudiamo questa trasmissione andando a parlare di pallavolo giovanile provinciale. Under 19 e maschile abbiamo Pianeta, Volley Aprilia, Olimpia Formia, Nuova Golfo Gaeta, Olimpia Formia B e riposterà la Serapo Volley Gaeta. Questa inizierà la settimana prossima. Nell'Under 18 femminile regione A abbiamo Rainbow Città di Aprilia contro Cisterna, Città di Aprilia Obiettivo Volley, Pianeta Volley Aprilia, Volley Semonita e riposterà la New Volley Latina. Mentre nel girone B, mentre stiamo andando in pubblicazione, abbiamo Borgo Vodice Circeo, Top Volley Latina, Nuovo Golfo di Gaeta, Olimpia Formia Pallavolo Fondi, quindi sarà un bel derby, una bella sfida. Andiamo a passare al campionato Under 15 maschile, girone unico, inizierà il 15 gennaio. Sud Mondino Formia Sabaudia, Top Volley Latina Itri, Latina Scalo, Olimpia Formia. Nell'Under 14 femminile abbiamo Fondi Minturno, Pallavolo Fondi contro Minturno 0-3. A 20, 17 e 13 hanno lasciato gli avversari il team allenato da Francesco Campani. Il prossimo turno abbiamo Nuova Golfo Gaeta Pallavolo Fondi domenica 13 alle ore 9.30 e Minturno Serapo Gaeta sabato 12 alle ore 16.30. Per chiudere con Under 14 maschile, Sabaudia Olimpia Formia 1-3, 25-22, poi i formiani hanno lasciato gli avversari a 22, 18 e 16. Prossimi turni che ci saranno domenica 13 alle ore 9.30, Olimpia Formia contro Vigili del Fuoco e Nuova Golfo Gaeta contro Sabaudia. A te, Manuel. E direi che è davvero tutto a questo punto, Aldo. Va in archivio anche la prima puntata del 2013 di Overtime, una puntata a scartamento leggermente ridotto. Dal prossimo weekend riprenderanno con il tradizionale ritmo un po' tutti i campionati. Ed allora non ci resta che ringraziare come di consueto Giuseppe Capuano e Biagio Capuano che oggi ha condotto la parte tecnica e ricordare i nostri indirizzi www.telegolfo.com, il sito aggiornato costantemente da Biagio Capuano, e info@telegolfo.it per interagire con i nostri telespettatori. Allora Aldo, è iniziata nel verso giusto questo 2013? Sì, diciamo che molte squadre hanno fatto sacco pieno come si sperava e che era la risposta alle, ecco, alle gare precedenti lasciate nel 2012, come esempio il Basket Scauri, come la Pallavolo Minturno, e un 2013 questo che sarà un po' particolare perché gli anni dispari sono sempre anni di transizione, se vogliamo parlare di sport a livello mondiale. Infatti a giugno ci sarà la cosiddetta Confederation Cup a livello di calcio e poi l'anno nuovo, questo lo ricordiamo, nell'anno 2014 lo ricorderemo, abbiamo due grandi eventi, sia le Olimpiadi invernali sia i mondiali calcio che si disputano in Brasile. Perciò quest'anno ci saranno tante belle notizie, comunque come detto, insomma, al giro di boa sono davvero in tante le nostre formazioni che possono ambire ad un finale di stagione da protagoniste. Parliamo del Basket Scauri, la Pallavolo Minturno, il Terracina di calcio o ancora l'Atletico Virtus Scauri di calcio a 5. Ed allora è davvero tutto, Aldo, l'appuntamento non ci resta che rinnovare l'appuntamento per la prossima settimana.
Questo programma è stato offerto da Accademia della Stampa, in via Appia 624 a Scauri di Minturno. CB Informatica, in via per Castelforte 140 a Minturno. Le 3C, tutto per il Natale, in via per Castelforte 140 a Minturno.